Ciao! Allora, oggi pomeriggio abbiamo comprato le piadine, quindi le prepariamo insieme a voi. Questa sarà la nostra cena, praticamente. Io guardo il tuo tempo. Io devo fare attenzione perché non vorrei tagliare le unghie. Ah, a proposito di unghie, queste sono le mie. Jenny stamattina ha rifatto le unghie. Ovviamente po' così. Anche lei le ha lasciate lunghe. Certo, scusa. Quante piadine ci sono qui? Cinque. Dentro? Cinque, però a nostro padre non piace la piadina, quindi ce n'è uno in più. No, ma aspetta, forse la voleva. Jenny, ma la devo tagliare io la provola? Certo. No, non voglio tagliare. Sì, chi l'ha fatta da più tempo tu, anche se l'hai fatta ieri, quindi. No, vabbè. Io nel frattempo avrò l'affettato. Allora, un problema per chi ha le unghie lunghe è tagliare le cose. No, vabbè, ma in realtà no, complicato. Solo che io non lo voglio fare perché l'ho fatto oggi, cioè stamattina praticamente, quindi non voglio che si rovinano. E perché io le posso rovinare? Perché tu le hai fatte ieri. Ma che cosa? E le hai fatte da più tempo. Vabbè. Comunque c'è da dire l'affettato che abbiamo preso? Sì, stavo dicendo proprio questo. Abbiamo preso il prosciutto crudo e il capicollo. E stavo notando una cosa, che il prosciutto crudo costa tanto. Ma anche il capicollo, cioè il capicollo 2,69 l'abbiamo pagato e il prosciutto crudo 3,60. Vabbè, comunque ho finito di tagliare la provola, non ho fatto danni per fortuna. Adesso voi dite, in che interessa il prezzo del prosciutto crudo? A me interessa, costa tanto. Comunque questo era un pezzo di provola congelato, non so se vi ricordate, vabbè, comunque noi congeliamo sempre tutto, quindi... E quale inizio a fare, Jenny? È quella di Salvatore. Facciamo quella di Salvatore. Che stavi dicendo? Jenny? No, stavo dicendo che questa piadina, è perché è tipo un po' strana. Ma sono tutte così. Vabbè, allora fai questa. Tanto, cioè, non abbiamo la piastra. Perché ah, è vero. È rotta anche quella, quindi... Dobbiamo infilare queste piadine enormi dentro una mini piastra. Che poi vi faremo vedere. Jenny. Allora, dobbiamo fare le piadine dentro una piastra piccolina, che è per i toast. L'hanno già vista, Jenny, perché l'altra volta l'abbiamo già fatto vedere. Ma non con le piadine però dentro. Quindi mi sa che dovremmo fare un'altra cosa, cioè tagliare le piadine. No. Quindi alla fine non ha senso, cioè, non serve guardare la forma della piadina, perché tanto la dovremo tagliare in piccoli pezzettini. Perché non c'entrerà mai in quella piastra minuscola, praticamente. Quella, come vi ho già detto, è una piastra solo per fare i toast. Non va bene neanche per fare i panini, ecco. Vedi che sono ordinata io. La tolgo questa carta, sì, la tolgo. Ho detto post invece di toast, benissimo. Post? Sì. Non lo so come mi è uscito. Ci sono altre va carte? Bene, Jenny. Il prosciutto va bene, sì. La provola la vuole, Salvatore? Non lo so. Vabbè, io la metto. In caso la togli. No, di solito lui la vuole, già. Quindi. Eh sì, sto mangiando una fetta di capicollo. No, non ci avevo neanche visto. Vabbè, già, per il momento la chiudo così. E poi la taglierò. Facciamo la torre delle piadine. Metà o in piccoli pezzettini. Quale facciamo? La tua adesso? No, cioè... facciamo quella di mamma. Vabbè, faccio queste. Mamma con cosa? Capicollo? Capicollo. Vabbè, non ti piace niente? Prosciutto crudo? Non è detto che è troppo salato? Non lo so, però... Sicura che non è meglio il capicollo? No, questa volta preferisco quello. Vabbè. Mi raccomando, conservalo pure a papà. Sì, sì. Prendila. Perché dovete sapere che, cioè, nostra mamma non piace tanto il prosciutto crudo perché dice che è troppo salato. Infatti lei preferisce il prosciutto cotto. In effetti è vera questa cosa. Ma forse perché... c'è, è congelato. No, e non fa niente, adesso lascialo congelato, cioè, che dobbiamo poverino, se lo voleva. No, ma poi è brutto, cioè, se era così dovevate prenderlo un pochino di prosciutto cotto, no? Non ci avete pensato, scommetto. No. Perché ovviamente voi pensate agli affettati che vi piacciono a voi, no? Giustamente. No. Non me l'hai ricordato. Vabbè, qui come affettati noi prendiamo sempre le stesse cose: prosciutto crudo, capicollo. Allora, io ogni tanto io ad essere prendo sincera, la porchetta perché mi piace tutto. Pure però. Io. Però, siccome tutti dicono che ho sempre mangiato il capicollo, in realtà no, non l'ho sempre mangiato. Io lo mangio da poco, cioè da quando. Non lo so da quando ho iniziato a mangiare il capicollo, ma non lo mangiavo quando ero piccola. Cioè, come non mangiavi il capicollo da quando piccola? Ero piccola, no, che stai dicendo? Non ti ricordi? No. Io lo mangiavo, cioè adesso lo sto mangiando. No, non mi ricordo. Ma non lo so perché è così. Forse perché, ah sì, l'avevo visto al mercatino, di quelli grandi. Ho detto, che cos'è questa cosa? Tu mi hai detto il capicollo. Ok, anche poi la seconda piadina è pronta.
Comunque, preparare stavo notando che adesso, cioè, manca una cosa in queste piadine, cioè la maionese. No. Jenny, non abbiamo comprato la maionese. No, si è rotta. E non fa niente. Abbiamo il ketchup, però non mi piace tanto nella piadina. Di solito io il ketchup lo metto o nel panino con l'hamburger oppure sulle patatine, non sulla. Ma solo a me non piacciono tanto le salse. Ma secondo me una salsa, cioè, ci starebbe, tieni. Perché comunque la piadina risulta un po' asciutta, ecco. Di solito noi mettiamo nella piadina anche il piccantino, però ovviamente anche quello è finito. E niente, non lo mettiamo. È finito. Tieni, Jenny. Comunque stavo pensando, potevamo tipo arrotolarle anche le piadine. Però ormai e quando il... No, ormai le ho fatte tutte così, quindi... Quando la cosa è fatta, Allora, è avanzata una piadina, quindi, perché abbiamo detto che papà non la mangia, lo mangerà sicuramente un panino, non lo ma so. Ma no, ma che, forse la vuole. E non la vuole, la lascia sempre, già. Vabbè, noi non lo facciamo. Ha detto che non... Se poi la vuole la prepariamo, tanto dobbiamo mettere solo il prosciutto crudo, non è che... Vabbè, sì, la posso anche preparare, ma non la vuole, quindi... No, lascia stare, poi è peccato. Almeno magari mangia, non lo so, l'affettato con un panino, no? Ma guarda che lui adora i panini. Cioè li mangia sempre. Io quando mamma compra i panini, oh, non lo so. Gianni, hai volato qualcosa, non lo so, vabbè. E mi hai dato nei capelli. Tieni. No, perché non le butti tu? Tieni. Io ti ho preparato la busta. Grazie, molto gentile ovviamente. Posso chiudere? La devi buttare? Penso di no, non devo buttare nient'altro. Già. Ecco qua, questo è il sacchetto della spazzatura. Che brava Jenny, avete visto? È molto ottimata. Ah, che cos'è? Te l'ho detto, Jen. Mamma mia, non è formaggio. E vabbè, mi fa schifo la stessa. Vabbè, io quasi. Vedi, l'ha preso papà apposta senza grasso, così non fate, come si dice, la scelta. Ah, papà l'ha scelto così, senza grasso, infatti lo stavo notando, cioè, è più magro, ecco, non c'è grasso. Comunque, questo lo lascio qui. Tieni già. Che bello, cuciniamo insieme. È avanzato anche... E poi io non ho fatto niente. Un po' di capicollo, vabbè. Ma il capicollo l'ho mangiato solo io, non è giusto. Io lo metto sempre ai bordi. Lei fa la selezione della provola, cioè io non capisco questa cosa. No, la metto ai bordi, così poi diventa croccante. Non chiedere, non fare domande, già. Ok. Ho finito. Abbiamo finito, Jenny, tutte le piadine. Aspettate che le sistemo. Sì, la tua nel piatto. No, le metto tutte in un piatto. No, la mia a parte, la mia è speciale. Perché, scusa? Perché... Non c'è formaggio. Ma la mia è la mia, scusa. Vabbè, Jenny non vuole poggiare neanche la sua piadina in un piatto. Perfetto. Mettila. No. La porto io. Vabbè, allora, adesso ci spostiamo in cucina. E niente, vi facciamo vedere come tagliamo queste piadine, perché ovviamente non ci entreranno mai. Ma la voglio intera, ma la tagliamo a metà. Non lo so, magari a metà, Jenny, così non ci va. E vabbè, a metà sì. Va bene, a metà. Allora spostiamoci in cucina e poi vi faremo vedere come verranno, ecco. Allora, alla fine ho diviso le piadine in 4 pezzi. Questa è la mia piadina, cioè è metà piadina, perché l'altra metà è qui nella piastra. Comunque, Jenny, direi che possiamo salutare, perché Jenny sta mangiando la sua piadina in questo momento. Ciao. Quindi vi salutiamo, ciao! Ciao!